Ricominceranno l'8 luglio i blocchi in Sicilia. Le 5 giornate di sciopero di Trasporto Unito, alle quali avrebbero dovuto aderire anche Forconi, sono state soltanto spostate. A fermare Forconi le terribili scosse di terremoto. La legislazione prevede infatti che in caso di calamità naturale non si possono effettuare blocchi, e così è stato. Ma i Forconi non si arrendono, seppur divisi in due schieramenti, sembrano essere sempre più decisi a portare avanti le loro ragioni. Da un lato i Forconi, che fanno capo a Mariano Ferro, andranno avanti con i blocchi, dall'altro lato il leader Martino Morsello, candidato a sindaco a Marsala, promette che i Forconi entreranno in politica. Basta blocchi, ha dichiarato Morsello, adesso serve un'azione politica forte e decisa. Il discorso però non cambia, perché il disagio che c'è non si ferma perché c'è il terremoto, forse aumenta. Due assessori nuovi non credo possano risolvere il problema di una terra che ormai è disastrata. Qui c'è da rifare tutto, perché c'è tutto da rifare, e dopodiché poi vedremo. Comunque l'8 luglio è una data che è stata spostata in avanti, per il 28 maggio è stato spostato all'8 luglio. Io credo che l'8 luglio, se c'è l'Italia o non c'è l'Italia, la Sicilia si muoverà. Ora arriverà l'IMU da pagare. Voglio solo dire un esempio: 700 metri di capannone, 1.700 euro di IMU. Questa è una notizia che ci è stata fornita ieri da un sindacato che ha fatto alcuni conteggi. 700 metri di capannone, 1.700 euro. Non credo che le aziende possano pagare questi prezzi. E quindi vedremo il da farsi. Il movimento dei Forconi si è diviso, ma entrambe le parti parteciperanno alle elezioni regionali? Guardi, dire che si è diviso è semplicemente una imprecisione. C'è una scheggia impazzita che io ritengo folle. Quando non hai risposte, ma hai il consenso della gente in tutta la Sicilia, perdonateci, saremo scorretti nei confronti del potere politico, ma noi ci attrezziamo da soli, perché facciamo una forza politica che è fatta da operai, artigiani, commercianti. Questo vogliamo fare, vogliamo pulire totalmente il palazzo, almeno aprire le finestre e dare una ripulita. Ce la faremo, non lo so, poi questo lo decideranno i siciliani.